Salve a tutti da Titan 89, siamo esattamente nello stesso punto in cui avevamo lasciato l'episodio e nell'ultimo video. Quindi questo lo posso attaccare subito. Bella, bello tosto. E siamo di nuovo quindi qui in questo DLC. Frammento grande di titanite, effigie umana, titanite scintillante, mi pare di aver letto, e radice essiccata. Ok, dov'è il falò qua che non... prova salto, perché... No, prova a distruggere, cosa? Scontro a distanza. Ah, forse è l'unico che ha detto una cosa vera. Aspetta. Tutta cattiveria nell'aria. Ah, lo schiva all'ultimo, signori. Non so se attaccare prima te. Ah, un attimo, eh. Aia. La vedo malissimo. Questo l'ho visto con la coda dell'occhio, eh. Vorrei dire, la mia paurosità. Dai, caricati. Ora. Mamma mia, che brutto inizio di video. Ovviamente abbiamo già sprecato tutte le fiaschette possibili. Quello intanto è sceso lì sotto a farsi un attimo un giretto. Certo, se io cado da qua sotto quasi muoio. Lui cade da qua sotto, sta benissimo. Vabbè. Ah, c'è una... Oh, non volevo fare quello che ho fatto. Un'altra di sicurezza. E non vale così però. Ok, avanza. No. Dietro di me. No. No. Questo mi ricorda tanto il tizio dell'X-Men che poteva teletrasportarsi ovunque. Non so se avete presente, quello tutto blu mi pare. Quello che prega. Voglio fare una cosa stupida. Certo, potrei mettermi l'anello del gatto perché mi sa che così muoio, però... Chi sono io per fare le cose... No! Vabbè. No, uno alla volta. No, l'arco no, ti odio. Ti sto già odiando. Il ragazzone lì in fondo. Aia. Parliamone qui sotto con più tranquillità. Dai. Vabbè. Certo, tanto le vostre armi colpiscono ovunque. Solamente le mie sono fallate. Ha schivato una freccia. Però... questo è stato un colpo proprio gratuitissimo. Anzi, da quanti video non usavo le gemme vitali? Da parecchi. L'ho evitato anche la prima volta che non sapevo che stava là, quindi... Son bravo di mio. Olè! No! Ok. Aia, voglio solo scappare. Come oggetto a rischio? Un attimo, sto pensando un attimo. Ok. Ragazzi, avete visto che serve avere più di un'arma? Solo a questo forse serve. No. Ok. Mamma mia. Dovrebbe bastare un'altra. No. Che stupido. Ok, basta. Fatti un attimo massacrare di botte. Ragazzi, vi assicuro, proprio assicuro che la questa zona è molto più facile di come la sto facendo sembrare io.
sono io che forse non sono in giornata sbarra serata sbarra ora. Allora, ma tipo posso mettere questa? No, quindi devo camminare così. Proviamo a starci un po' con questo dente di drago, in questa ottimizzazione dell'ultimo secondo, ragazzi. Andiamo qui. Allora, mi pare che lì non c'è bisogno di andare adesso. No, lì no, non è che non c'è bisogno, è che è meglio avere un oggetto prima che troveremo nell'arco di qua, insomma, proseguendo da questa strada più che altro. E sì. Oh, sento una lucertola sbarra lumaca sbarra tartaruga sbarra. Un attimo, ragazzi. Vi giuro che l'ho sentita. E infatti mi sto ricordando che c'è, sta qua da qualche parte. No, adesso sento dei passi. Niente, lasciamo stare. E proviamo ad andare da questa parte, meglio. Ah, un falò. Quasi quasi dico che mi serviva. Abbiamo sì un attimo rimesso tutti i mostri in circolazione, però. Che poi io li chiamo mostri, in realtà sono non morti o robe strane così. È chiuso, è chiuso. La chiave sta qui sotto, ragazzi. Scettro di ferro rovente. Da qua non siamo venuti da qua, no? Ah, presentiamoci almeno, cioè. Ole! Piace la mia nuova arma. Ah no, sono proprio venuto da questa parte. Beh, ragazzi, non è male, non è male, ci si può dialogare con quest'arma. Ci si può certamente fare qualche tiretto. Ah, fatemi un attimo ricordare, perché potrei non ricordarmi bene, ragazzi. Forse ho dimenticato qualcosa da qualche parte. In tal caso si fa un'accelerazione, una sgommata e andiamo subito a trovare i pezzi mancanti, diciamo. Ah, sì. Pietra magica. Ora ricordo esattamente dove siamo. Ah no, qui si scende e c'è la parte dove dobbiamo continuare. Io invece qua, perché non sto ricordando questa parte. Ah, sì, questo diventerà uno shortcut. Per questo non possiamo andare per ora. Perfetto. Ho ricordato, ragazzi, ci ho messo quei 2-3 minuti in più, però importante il fine, non l'intermezzo, quindi. Allora. Fatemi ricordare, mi pare che qua spunta un nemico a caso. Sai che ho fatto la stronzata, eh? Io direi che ho fatto la stronzata. Ma la butto così, in simpatia. No. Aspettate che mi riprendo, buon uomo. Ok. E sto facendo una più stupida dell'altra. Ma tu non muori? Ehi! Mi hai dato l'illusione di essere morta. Ma è femmino o maschio? Boh, il petto sembra gonfio. Allora, dov'è il muro che devo spaccare? No, vabbè, quest'arma non è certo ottima per le rifiniture. Fatemi vedere qua, muri strani non ce ne sono. Sì, ma mi sto facendo anche male volontariamente ormai. Cioè, è proprio gusto. Ma quel muro non ci importa, quindi.
qua è chiuso, quindi non me ne frega niente. Ma io ero sicuro che fosse qua un muro. Vabbè, andiamo da questa parte allora. Avanziamo con un certo qual... Non lo so se vivo, non lo so se vivo. Forse sì. Sì. Dio ragazzi, come me la sono giocata male. No, ma stupidi, non dovete andare a morire. Vabbè, questo lo porto un attimo così. Vabbè, proviamoci. Proviamoci. E mi sa che subisco un po' di danni. Vediamo se ci riprova. Ok. No, che sfiga. Anzi, sto a un passo dalla morte imminente. No! Dai, 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 dai! Ok. Ragazzi, di solito quando fanno quella mossetta vanno sempre indietro. Ok. Ah, mo, stia fermo un attimo. Ah, tu mi stai inseguendo? Se ti faccio tipo così? Ti sei incazzato? No? Così? Mi segui? Oh, ci hai messo un po', ma mi stai inseguendo. Ma se io tipo scappo da questa parte. Oh, perfetto, possiamo parlarne quindi. Aia. Sento che mi sto per fare tanto male. Eccolo qua, ragazzi. Allora, intanto spostiamo questo che non ci serve più. Perfetto, abbiamo preso uno scrigno segreto, diciamo. Guanti di Katarina, gambali di Katarina, che insieme all'elmo fanno tre pezzi, ragazzi. Tre pezzoni. Attava! Vabbè, non scendere, pensa a lui. Aspetta, 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 aspetta. Ah. Sì, ma il fuoco non vale, però. Aia, aia, aia. Ah, sì, vabbè. E chi era quella a lungo di cattiveria proprio. Dai. Ah, un altro colpo, un altro colpo. Vai. Ce l'ho fatta. E mi è rimasto qualche nemico perché mi serve. Se voi i tizi scoppiettanti, quelli. Mi pare che mi servono i tizi scoppiettanti perché qua dovrebbe esserci. Non sto ricordando dove sia. Cavolo. Mi pare che sia là. E. Anzi, facciamo così, faccio un'accelerazione se mi ricordo bene dove sta l'altra porta segreta, o un taglio e ci troviamo esattamente qua, quindi non apro nemmeno la porta e poi andiamo avanti, quindi o taglio e ci troviamo qua o accelerazione mentre vado a farvi vedere l'altra porta segreta, da adesso. Ok ragazzi, ecco l'ultimo l'ultimo appunto buco segreto. Rimettiamo intanto l'altra arma, se no me lo scordo tanto. Ok, qua. Quindi era questo l'ultimo buco segreto, ci ho messo un po' a trovarlo perché non me lo ricordavo proprio per niente. Anche perché non sono troppo visibili. Ho soppietrificato per 8, in pratica mi salgo l'arco a più 5 così. E ci saranno altri buchi in futuro, ragazzi. Spero di individuare sempre quelli giusti. Questa fase può essere anche... No, basta. E
Ok, la mi ricordo. Vediamo qua. Se non sbaglio si apre lo shortcut. Qua non c'è niente. Lo so che è inutile. Eccolo qua, no. Eccolo qua, no. Ah no, era qui la scala. Saliamo un po' qua. Più che altro, ragazzi, posso usare nuovamente il falò e sono, diciamo, tre fiaschette gratis. Chi sono io per rifiutare tre fiaschette, ragazzi? Eccole qua. Bentornati a casa. Ma sì, tanto tre fiaschette nuove. Ok, andiamo per quest'altra parte di codesto posto, molto avvincente, molto, molto bello. Ha sempre stimoli invisibili. Ah, mo ci sono quei ciccioni stanchi e depressi che girano per terra. Fanno anche un po' di cioè, non impressione, stranezza. No, 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 non vale, non vale, non vale, non vale. Sarà morto, ma manco sta completamente bruciando, sta meglio di me. Ma può scoppiare anche mentre brucia? Cioè, anzi, non sta nemmeno subendo danno. Olè. Queste cose si potrebbero accendere, penso. Possiamo dire che questi signorotti scoppiano di vita. No, 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 ok. Quindi lui che brucia non subisce danni da se stesso perché sta bruciando, non fa niente. Io che sento il fuocherello accanto subisco danni. Tutto ha un senso. E che palle. È una finta? È la finta non vale però, eh? Allora, osso di drago pietrificato. E qui? Il Rachel, sì, Rachel, lama veloce. E dove può essere? Ma è sotto o sopra? Questa cosa non ve l'aspettavate. No, 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 no. Ok. Beh, quantomeno chi esplode muore almeno. E dov'è Rachel? Dai, non fatemi scherzi, non fatemi trovare sotto con quattro individui. Ah, eccola, è anche incazzata. Ehi, calma. Olè, olè. No, 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 no. Riesco bene, riesco bene, riesco bene. Ah, voglia che riesco. Sembra tosta, sembra tosta. Via. Vai, vai. E via. Voglio più agilità, prima o poi la saliremo. Perché non posso salire tutto, giustamente. Sto pensando alla difesa, quindi. Via. Ah, ma si difende la stronza. Come mi hai preso? Ma non ci credo nemmeno se lo rifai. Senti, mi sta facendo un po' incazzare questa. Dai, dai, dai. Che stronzata sta cosa. Ok, ho fatto non schifo di più, molto 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 di più di schifo, però tutto sommato ce l'abbiamo fatta, quindi non sarò certo io ad abbattermi per ciò. Fai attenzione a sinistra e poi attacco le spalle, ti ringrazio. Fai attenzione a sinistra e poi attacco le spalle. Ah! Ah, eccolo.
ti ringrazio perché non me la ricordavo sta trappola. Vabbè che comunque sento i rumori di un'evocazione, quindi riesco a controbattere. Inutile, più avanti a ogni modo fa intenzione in, attenzione al grasso. Ehi, esplodi? Esplodi? Perché non esplode? Va bene. Qua ha detto che il nostro amico ci ha scritto che era inutile. Poi che altro c'è? Ah, qua si scende. No, che cavolo dico? Sì che si scende. Ma si torna all'inizio in pratica, mi pare. Io mi sto confondendo, ragazzi. Ah. Ok. Vabbè, questa cosa che non subiscono danno mentre bruciano. Cioè, dal loro stesso fuoco e... Boh. Vabbè, qui ci scendiamo subito, ma tutto a suo tempo, perché ci dovrebbe essere questa ancora. Forse un'altra? Esplodi? No, quella non era un'esplosione quella, eh? Ragazzi, sapete chi è? Cioè, anche questo mi assomiglia a qualcosa di Bloodborne. Hai tipo laureati in quell'università. Non so, sto dicendo una cosa stupida. L'Aula Magna. A quei tizi lumacosi. Però quelli non esplodevano, devo dire. Su questo sono sicuramente stati originali. E anche questa è fatta. Che mi manca altro in questa stanzetta buia e... Ma per qua devo andare. Eccola qua. Olè. E qui troveremo l'oggettino affinché noi possiamo sbloccare tutti i meccanismi di questo posto. Non so cosa stavo pensando mentre parlavo, però ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma se io tipo piano piano mi faccio cazzi miei così. Fate i cazzi tuoi. No. Botti di fine anno. No, dai, non rompere. Ecco. No. Non dovreste passarci da qui però, ciccioni come siete. Ecco. Perfetti. Tu non esplodi? Va bene. Quello l'abbiamo fatto a mano. Maledizione, scrive uno. Scettro di ferro rovente. Noi siamo arrivati da là e... Si poteva anche saltare da quella parte, ma non mi interessa. Da qui invece cosa c'è? Ah, un altro grassubbo. Va bene. Qui siamo a sbloccare qualcosa? Andiamo. Che dovevo vedere? C'è un po' di anime, c'è un po' di anime. Montacarichi e poi grasso? Ah. Siete geniali con queste. No, di già. Che palle. Beh, io direi di aumentare la figaggine del nostro personaggio così un attimo. Cioè, guardate la figaggine di questo. Guardatela. Guardate che. Ma è bellissima. Quel bianco cadaverico e queste, cioè, questo è un personaggio, ragazzi, questo non il vostro è brutto. Ok, certo, potrei migliorare l'armetta perché guardate il personaggio figo e poi tac, che è sta roba. E dovremmo risalire, eh? Ah, adesso cadiamo. Olè. Perfetto, con lo scettro abbiamo risolto tutti i nostri problemi. E io direi che andiamo a fare qualche livello maggiore.
Eccoci qui a Majula con un nostro personaggio non figo di più. Proviamo a fare qualche potenziamento, se qui ce lo si concede. E potremmo... qui era, ok. Allora, 1, 1, 1. E questa era 2. Mi potrei fare tipo 1, 1, 1. E poi adesso sono tutti quelli da 2. Ah no, 2 più 2 più 1 più 1. Addirittura posso salire altro po' questi. Tac e tac. Bello ragazzi, molto bello così. E abbiamo potenziato sicuramente la difesa rispetto al nostro solito. Il randello, ragazzi, l'unica ragione per cui non mi piace è perché ha un range bassino. Cioè io quando faccio così non colpisco tanta gente, colpisco veramente una zona limitata. Per questo preferisco armi come la mannaia e il dente di drago. Ve lo dico una quarantesima volta perché magari gente può insultarmi che vado in giro col randello. Oppure può insultarmi che lo tolgo, non lo so. Avanziamo di livello. Mi sa che posso fare un livello e poi devo usare le anime. Posso... alzo qua, mi sa. Ok. Inventario. Ma sì. Dite che ce la faccio? Sì. Mi ne lascio una giusto per le emergenze, ragazzi, non per altro. Ok, abbiamo usato un altro po' la tempra, che non è male. Poi vi ripeto, se in caso mi servisse o mi girassero che voglio usare tutto il vigore per equipaggiarmi tutto l'armamentario possibile del mondo, allora giremo per altre vie. Qui compriamo questa. Questo è tutto fatto. Ah. No interest. E i falò scettici li ho finiti. Niente ragazzi, e torniamo là, ci lasciamo a quel falò, finiamo il video là, che è più ottenebrante. Mi pare che sia qua che dobbiamo andare. Ragazzi, siamo giunti qui nell'atrio della torre e nel prossimo episodio azioneremo tutto questo meccanismo. E probabilmente io faccio i video con rispetto alla data di pubblicazione. Se tipo lo faccio il 1 gennaio, lo pubblico il 1 febbraio per farvi capire. E quindi volevo chiedervi se il set così vi piace, in modo da cambiarlo, però lo leggerò tra tipo un mese, non ne ho idea. Comunque fatemi sapere se così il personaggio vi piace, se è abbastanza allettante, diciamo. E per questo video è tutto, un saluto da Titan89 e al prossimo video.